Sì, buongiorno, ti sentiamo. Siamo qui sull'Acropoli di Atene. Dietro a noi delle archeologhe, ma vediamo cosa sta succedendo. Cosa state facendo? Buongiorno, siamo di fronte a una scoperta non nuova. Qui abbiamo rinvenuto degli ostraca, parola greca che in italiano possiamo tradurre con pezzi di cocci. Su degli ostraca abbiamo appunto il nome di Temistocle e sono testimonianza dell'ostracismo, una pratica introdotta da Clistene ad Atene. Una delle stagioni più importanti della storia greca arcaica è quella che vede come protagonista l'Atenese Clistene, colui che istituì la democrazia ad Atene. Una delle istituzioni più importanti che fece Clistene fu quella appunto dell'ostracismo, ovvero una tecnica di votazione che si faceva una volta l'anno se necessario all'interno della città. La parola ostracismo deriva dal greco ostragon, che vuol dire appunto coccio di vaso, che era il materiale su cui i votanti scrivevano il nome della persona che volevano ostracizzare, ovvero allontanare dalla polis. La votazione comprendeva 6.000 votanti e la persona più votata era costretta ad abbandonare l'Attica per 10 anni. Gli ostraca, ovvero questi cocci di vasi, erano utilizzati dai protagonisti della polis greca per scrivere i nomi dei loro avversari e per cacciarli appunto fuori. Ne abbiamo trovati diversi, circa 150, con diversi nomi. Però quello che ci ha colpito di più è questo qui, quello con il nome di Temistocle. Ma chi era questo Temistocle? Possiamo chiedere ai filologi, loro conoscono i testi classici. Avviciniamoci ai teologi per capire meglio. È stato ritrovato un ostracon con il nome di Temistocle. Ne ho già sentito parlare, che cosa possiamo ritrovare al riguardo? Qui abbiamo i testi classici, possiamo consultare l'indice dei nomi. Volete darci una mano a trovare i nomi? Guardate, trovate il nome di Temistocle presente in qualche opera? Così analizziamo. Non so, qui. Capitolo 143. Proviamo questo nuovo. Ok, queste sono le storie di Erodoto. Erodoto nelle storie del libro VII parla di Temistocle come un uomo, aner, termine greco, che da poco è entrato a far parte del gruppo dei cittadini più eminenti e il suo nome era Temistocle, Temistocles, ed è detto figlio di Neocle. I cittadini ateniesi sono caratterizzati dalla loro capacità in ambito navale, come qui è scritto Tursidin Teikos, che vuol dire essere abili in ambito navale. Questo è nel capitolo 19, proviamo a esaminarlo. Quindi, capitolo 19, paragrafo 4, capitolo 20, paragrafo 1. Temistocle unì la città di Atene al porto, unì la terra al mare. Poi ancora, infatti, aveva un piano grandioso per la potenza navale ateniese. Qui abbiamo una parola molto importante, che è dynameos, e proprio da questa parola derivano le parole, per esempio, dinamite, dinamica, e significa appunto potenza. Okay. Qui c'è scritto che tuttavia Temistocle non sfuggì all'invidia dei suoi concittadini, sebbene lontano da Atene fu condannato per tradimento. Infatti qui troviamo proprio il termine invidia, e anche appunto fu condannato proditionis damnatus est. E infatti qui ci spiega che Temistocle in quel periodo si trovava appunto ancora a Sparta per creare appunto un'alleanza appunto con gli spartani, però comunque fu lo stesso condannato, anche se si trovava appunto a Sparta. E adesso che appunto abbiamo trovato tutte le informazioni necessarie per ricostruire la vita di Temistocle, possiamo appunto passare agli altri passaggi. Anche noi qui abbiamo trovato altri ostraca con il nome di Temistocle. Abbiamo quindi capito che è stato cacciato da Atene, ma perché? Sappiamo che appunto Temistocle fu un importante condottiero e che grazie a lui la Grecia divenne una delle più importanti potenze navali. Tuttavia doveva essere allontanato perché, come prima ho detto, un tratto fondamentale della società greca è quello di essere desiderosi di libertà, come qui è scritto nel libro VIII di Erodoto, Eleuterias Glicomeno, Eleuterias in greco vuol dire libertà. Bene, grazie, il racconto è stato molto interessante. Adesso lasciamo andare allo studio per la ricostruzione delle fonti. Thank you.
continua con una rappresentazione di una scena della vita quotidiana ambientata nell'antica Roma. Giulia, Emilia, non videt. Giulia, Emilia, papà. Mater, mater, Marcus, confusa. Marcus, Iratus. Marcus, Giulia, confusat. Giulia, allora, detta Emilia, papà. Mamma, Marcus, confusa. Emilia, venit. Volete sapere come va a finire? Iscrivetevi al nostro Ciao a tutti, sono Caterina e frequento il secondo anno del liceo classico. Diciamo qualche anno fa, quando dovevo fare la scelta del liceo, ero molto indecisa a causa delle mie insicurezze e delle mie paure. Dopodiché però ho capito che dovevo metterle da parte e di fare ciò che mi sentivo di fare, appunto. È per questo che ho scelto il liceo classico. Non nego che sia un liceo molto impegnativo, che richiede uno studio molto approfondito, e di tutte le materie a 360 gradi. Questo metodo di studio permette poi di andare verso percorsi di studi, di qualunque percorso di studi. Il liceo classico è un viaggio per quanto riguarda la conoscenza, il sapere e l'arte classica. Ti aiuta a pensare ed è proprio per questo motivo che l'ho scelto. Oltre allo studio approfondito, svolgiamo varie attività, come ad esempio la Notte Nazionale del Liceo Classico e il Media Show. Io personalmente ho partecipato alla Notte Nazionale del Liceo Classico, in cui abbiamo appunto messo in scena assieme alle mie compagne e ai professori l'Antigone, ossia una tragedia di Sofocle che voi studierete solamente se vi iscriverete al classico. Ciao, io sono Sabrina e frequento anche io il secondo anno di liceo classico e alla fine della terza media, quando è arrivato il momento di scegliere la scuola superiore, ho considerato molte scuole, tra queste anche il liceo classico, però mi sono chiesta perché avrei dovuto passare ore a tradurre versioni di greco e di latino che non mi serviranno e che tutti considerano come lingue morte. Poi nell'informarmi e documentarmi ho visto che chi frequenta il liceo classico, arrivato poi all'università, è poco probabile che l'abbandoni, perché appunto queste materie classiche non sono materie a sé, ma sono dei metodi formativi che vi aiutano a pensare, ad aprire la mente. E per quanto riguarda le attività, io ho partecipato al Media Show, dove abbiamo recitato il matrimonio tra Peleo e Teti e io ho recitato la parte di Eris, Dea della Discordia. E queste attività servono molto a imparare, a studiare in modo alternativo, ma anche a divertirsi. E appunto nella nostra classe, siamo una classe comunque molto unita, molto amiche, sia a scuola che all'esterno. E per quanto riguarda i professori, abbiamo dei professori che ci vengono molto incontro e ci aiutano molto, ed è per questo che vi dovete iscrivere al liceo classico. Allora, buonasera a tutti, noi invece siamo le ragazze che frequentano il quinto anno del liceo classico di questo istituto e siamo qui piuttosto per raccontarvi dell'esperienza di un percorso che ormai sta giungendo al termine. Io sono Melissa. Io sono Anna Pia. Io sono Carlotta. Beh, allora, conviene no, partire proprio dall'inizio, cioè dal momento in cui anche noi eravamo su quelle sedie e attendevamo di fare questa nostra scelta importante. Non vi dico che se 5 anni fa mi avessero chiesto effettivamente perché ho deciso di fare il liceo classico, avrei risposto banalmente per un desiderio di approfondire le materie umanistiche. Beh, oggi in parte forse quel desiderio lo devo anche ringraziare, perché frequentando questo istituto ho avuto la possibilità di avere una formazione culturale, ma soprattutto ho avuto la possibilità di avere una crescita personale, quindi un percorso del tutto individuale che mi ha portato anche a conoscere me stessa e a conoscere quello che un giorno, ormai un domani non molto prossimo, dovrò scegliere, dovrò decidere di fare. So bene che voi adesso lì non pensate così a lungo, però una cosa che vi invito a fare è di non ascoltare quelle voci che vedono il liceo classico come il liceo delle lingue morte, perché tutto quello che studierete in realtà è tutto quello che vivrete e vivete oggi nella vostra quotidianità, in tutti i giorni della vostra vita.
Ciò che caratterizza il liceo classico sono le materie di indirizzo, ossia il latino e il greco. Vi posso assicurare, dopo 5 anni, che il latino e il greco non sono affatto delle lingue morte. Tutto il contrario, perché il latino e il greco sono delle lingue che noi ritroviamo nella quotidianità. Sono lingue che ritroviamo semplicemente nel nostro parlare. Vi faccio un esempio. La parola antropologia deriva dal greco anthropos, che significa uomo, e logos, che invece significa discorso, dottrina. E l'antropologia, non a caso, è lo studio dell'uomo. Lo stesso vale per altre parole come la geografia, la tecnologia. La tecnologia deriva dal greco techne, che invece significa arte. Dunque, voglio proprio farvi capire come il latino e il greco siano delle materie che ci aiutano anche ad acquisire una sorta di competenza di analisi. Infatti, al liceo classico noi non acquisiamo una conoscenza settoriale. È vero, ci soffermiamo molto sulle materie umanistiche, ma sicuramente non escludiamo le materie scientifiche. E questo proprio grazie al latino e il greco, perché il latino e il greco sono delle materie che ci aiutano alla fine dei conti proprio ad approcciarci anche alle altre. Non vi nego che io ho scelto il liceo classico anche per evitare tutte quelle ore di matematica presenti al liceo scientifico, un po' perché la matematica è da sempre stata il mio tallone d'Achille, e grazie al latino e il greco, grazie alla traduzione di queste lingue che non sono affatto morte, io sono riuscita ad approcciarmi alle materie rispetto alle quali avevo difficoltà ormai senza più alcun timore alla fine dei conti. Vi posso poi assicurare che il liceo classico ci fornisce una conoscenza a 360 gradi che ci consente di intraprendere qualsiasi percorso universitario noi vogliamo. Io infatti in terza media non ero tanto orientata già alla scelta universitaria, e mi spaventava molto il fatto di dover veicolare la scelta delle superiori rispetto a quello che poi avrei voluto fare da grande. E vi posso assicurare che con il classico questo non sarà un problema, perché il classico vi aiuterà a intraprendere qualunque percorso voi vogliate. Noi poi dal terzo anno studiamo anche la filosofia, che ci aiuta molto col pensiero critico, e il latino e il greco non devono essere materie che devono spaventarvi, perché noi partiamo con lo studio di queste materie proprio dalle basi, un po' come facciamo con l'italiano alle elementari. Non vi nego poi che sia una scuola che comunque richiede tanto studio, impegno e dedizione che una giusta organizzazione non possano risolvere. Allora, questa scuola non offre solamente un momento di studio, ma anche momenti di svago, come ad esempio gite scolastiche. Noi poco fa siamo stati in Grecia e abbiamo potuto vedere tutte le cose che in 5 anni abbiamo studiato sui libri. Ma non solo, la nostra scuola, insieme ad altre 7 regioni in Italia, offre, oltre alle certificazioni linguistiche di lingua inglese, anche certificazioni linguistiche in lingua latina, che hanno la stessa valenza delle certificazioni linguistiche Cambridge. Inoltre io in prima persona ho partecipato a una gara di latino chiamata Certamen Orazianum, in cui appunto abbiamo tradotto un testo estratto di Orazio. Abbiamo inoltre la possibilità di partecipare alla Notte Nazionale del Liceo Classico, in cui il nostro liceo è proprio protagonista di questa serata, e ogni istituto esprime la propria classicità in diverse forme, come ad esempio il teatro, attraverso il progetto del teatro in cui mettiamo in scena rappresentazioni studiate durante il liceo, ma anche sotto forma di musica, attraverso ad esempio la band, che è anche un modo per divertirsi. Come dicevano le ragazze di secondo, possiamo partecipare anche al Media Show, che è una gara multimediale in cui riusciamo a confrontarci anche con altre realtà. Ad esempio noi abbiamo conosciuto ragazzi dell'Albania oppure ragazzi di altre parti d'Italia, e quindi questo per dire che il nostro liceo non è solamente un liceo in cui si studia e non si fa altro, ma anche un modo per divertirci. Se avete domande, noi siamo pronte per rispondervi. Teo.